L'antefatto. Il 5 ottobre del 75 il Torino di Radice esordisce in campionato e rimedia subito la prima scoppola stagionale. Accade a Bologna, in un pomeriggio in cui il legno di Paolino Pulici e il fendente sul primo palo di Bertuzzo lasciano i granata a mani vuote. Già eliminato dalla Coppa Italia, il Toro sembra indirizzato all'ennesima stagione tribolata, di quelle che i protagonisti saranno altri. Come ti cambia invece il mondo in poche settimane? Radice è condottiero giovane e determinato. La squadra ha zampe vellutate, buoni faticatori e un portiere che fa miracoli. Davanti a una coppia di cecchini che non perdonano e un poeta sulla fascia che traccia traiettorie col goniometro. L'amalgama non tarda a venire e anzi dalla seconda giornata in avanti è già filotto di risultati utili. 14 partite di fila, compreso un 2-0 alla Juve coi gemelli del gol in grande spolvero ad esaltare la maratona. Alla prima di ritorno il Bologna è nel mirino, c'è aria di vendetta sportiva e sarà il 15° sigillo utile per continuare a crederci. È il febbraio del 76, una manciata di minuti e Puliciclone vola fra gli angeli incornando di prepotenza. Il comunale esplode, viene giù lo stadio. La sua esultanza è di quelle che vedresti bene in qualche film d'autore. Che brividi, Paolino, e siamo solo all'inizio, per buona pace dei bolognesi. Qualche lavoro di contenimento per tenere a bada le folate felsine, con Claudio Sala costretto agli straordinari, e Pulici è di nuovo in agguato. Zaccarelli c'entra teso in mezzo, Pupi si inserisce di prepotenza e manda al pascolo la difesa avversaria, aspetta il rimbalzo del pallone ed esplode una minella velenosa che buca l'estremo Mancini. 2-0. Nella ripresa il Bologna si fa sotto e accorcia con un colpo di testa di Clerici servito da Rampanti. La partita si riapre e qualche sussulto in aria granata non fa dormire sonni tranquilli. Per fortuna c'è il Giaguaro che presidia a modo suo. Qualche affanno, certo, finché la palla è di qua, perché dall'altra parte il Toro fa male ad ogni incursione. Al 33° Graziani tira dritto verso la porta, entra in area e Cereser ci mette la zampa. Rigore limpido e Pulici sul dischetto insacca con comodità, siglando la sua personale tripletta. Finisce 3-1, con i ragazzi che tengono botta restando nei piani alti della classifica. Qualche scivolone dopo, con Perugia e Inter, poi il sorpasso alla Juve in 3 giornate, con tanto di secondo derby vinto con cuore e polmoni. Poi ancora una girandola di vittoria a spianare la strada verso la cima. Un Toro da leccarsi le orecchie, di quelli che alla fine di un'annata memorabile sarà scudetto. Alzalo, campione!